Hai perso da poco il tuo animale speciale e ti trovi a dover affrontare un sacco di pranzi, cene, inviti con persone di famiglia ed esterne, dove ci si aspetta che tu sia allegro o allegra, felice, spensierata, capace di scherzare, ridere, e invece tu senti una grande nostalgia, ti manca il tuo animale, sei ancora assolutamente preso dall'esperienza che hai appena vissuto. Quindi, come fare per affrontare le feste di famiglia, i pranzi di Natale o con le feste comandate, insieme alle persone, quando dentro di te si muovono delle emozioni comunque in contrasto con la gioia e l'allegria che possono esistere per gli altri in questi giorni? Buonasera, io mi chiamo Carolina Venturini, sono Animal Coach, aiuto i proprietari di animali d'affezione ad attraversare le fasi del fine vita e del lutto per il loro amato animale speciale. Prima di parlarti di come affrontare le feste mentre stai iniziando a vivere le prime fasi del lutto per la morte del tuo cane, gatto, cavallo o altro pet, ti segnalo che nel mio sito, quindi www.carolinaventurini.it, puoi trovare due risorse importanti che ti aiutano ad affrontare le festività. Una è una guida pratica che si chiama Ponte dell'Arcobaleno e l'altra invece è un rituale proprio pensato per accompagnarti durante queste festività nei tuoi momenti di solitudine, dove magari il vuoto e la nostalgia si fanno più importanti, ma allo stesso tempo insieme cerchiamo di rendere onore al vissuto che hai avuto con il tuo animale. Ma veniamo a noi e veniamo al come affrontare le feste mentre hai il cuore spezzato per la morte del tuo animale importante. La prima cosa da tenere a mente è che il tuo dolore, quello che stai vivendo in questo momento, appartiene a te. Quindi, per quanto sia brutto da dire, purtroppo, a meno che non ci siano altre persone che lo amavano tanto quanto lo amavi tu, il tuo animale era tuo e il dolore che stai vivendo in questo momento è tuo. Non aspettarti che gli altri provino o abbiano per forza, per dovere, la stessa empatia che magari speri, perché il lutto che stai vivendo tu in questo momento è appunto un'esperienza che riguarda principalmente te. Quindi, dando per assodato che potresti trovare persone anche poco sensibili o magari che ti spingono ad andare oltre, magari potresti ricevere dei giudizi o anche dei silenzi, delle persone che neanche ti chiedono come stai, ricordati di fare perno su di te, quindi cerca di restare sempre o almeno il più possibile in relazione con le tue emozioni, cerca di sentire sempre il tuo corpo cosa ti sta dicendo, di che cosa hai bisogno e fai in modo di essere assolutamente rispettoso e rispettosa di quello che il tuo corpo, il tuo cuore e la tua mente ti chiedono, perché il primo passo per stare meglio è proprio rispettare il proprio sentire. Nel coaching di ispirazione gestaltica, quindi nel mio metodo di lavoro con i percorsi personalizzati per i proprietari pet in lutto, la parte legata al sentire e al rispetto di quello che una persona sta provando in questo momento sono fondamentali, ma sono fondamentali anche i confini, quindi la capacità di mettere un confine fra quello che vivi tu e quello che vivono gli altri, ma anche un confine alle tue stesse emozioni, perché le emozioni sono assolutamente importanti e tanto belle, ma in quanto tali rischiano di portarti lontano da un concetto di realtà. Perché? Perché ti possono trascinare o possono amplificare il tuo vissuto. Quindi, se riesci ad ancorarti al tuo sentire, riesci ad ancorarti a un concetto di realtà e ti puoi anche autorizzare, secondo i tuoi tempi, le tue modalità di comportamento solite, a vivere qualcosa di diverso rispetto al dolore. Come potrebbe essere per te autorizzarti a delle porzioni di gioia? Come potrebbe essere per te autorizzarti a vivere dei momenti in cui riesci anche a ridere, anche se magari hai perso il tuo animale speciale qualche giorno fa o addirittura ieri? Se hai perso il tuo animale speciale oggi, se purtroppo questa cosa è successa adesso, immagino che le tue festività saranno assolutamente assorbite dal lutto e potrebbe essere veramente tanto difficile concederti dell'allegria, delle risate o anche la spensieratezza di parlare di altro.
Allora, cosa fare in questi casi? Anche in questo caso, cerca di rispettarti, ma anche quando puoi, quando te la senti nel contesto, a seconda di dove ti trovi, cerca di pensare che il tuo animale di sicuro non vuole vederti disperato o soffrire, anche se questo è lo stato reale di quello che vivi. Quindi, prova ogni tanto a richiamare alla mente i momenti in cui eravate felici insieme e prova a onorare quella felicità e quella gioia che avete vissuto solo con un sorriso. Non devi fare nient'altro, niente di forzato, niente di oltre. Ti può bastare un sorriso, ma in quel sorriso mettici tutto il significato di una persona che ha amato e che riconosce che oltre al dolore di adesso c'è stato anche tanto buono ricevuto. Oltre a tutto questo, se le persone ti chiedono o fanno dei commenti superficiali, poco empatici nei tuoi confronti rispetto a quello che vivi o rispetto al solo un animale, prova a sentire come sarebbe per te il lasciare andare, quindi il non dargli un peso eccessivo. E se invece quelle parole che ricevi hanno un peso importante per te, chiediti che significato ha quel peso a cui dai le parole che hai ricevuto. Spero che riuscirai a passare, nonostante tutto, delle buone feste, dove per buone intendo dire quantomeno appaganti da un punto di vista di rispetto nei tuoi confronti. Non sei obbligato a fare niente. Quindi anche se tu non vuoi fare niente, se questo ha senso per te ed è esattamente quello che vuoi fare, allora segui il tuo sentire. Nella Gestalt, quindi anche nel coaching ad ispirazione gestaltico, stare nel sentire è proprio il punto d'inizio del cambiamento. Per oggi è tutto. Io ti invito anche a eventualmente ascoltare il podcast che trovi su Amazon Music, su Spotify, che si chiama Animali nel Cuore, all'interno del quale ho pubblicato diversi episodi per aiutarti a elaborare il lutto del tuo animale. E infine, cosa più importante di tutte, se senti la necessità di elaborare il tuo lutto con il coaching, che quindi è una modalità di lavoro che si focalizza sul bisogno del presente e sulla capacità della persona di ricalibrare la propria vita con i propri obiettivi, nonostante il lutto che sta vivendo, allora io sono assolutamente a disposizione per seguirti online con percorsi personalizzati per elaborare il tuo lutto. Per qualsiasi necessità, contattami a info@carolinaventurini.it. Non vado in ferie, sono sempre a disposizione, quindi scrivimi quando vuoi. Possiamo attivare la prima call gratuita in qualsiasi momento e trovi tutto nel mio sito, quindi www.carolinaventurini.it. Buone feste ovunque tu sia. A presto!